critiche dell'associazione Pescara Mi Piace al progetto di riqualificazione delle aree di risulta. Fiorilli, perché queste critiche e soprattutto vogliamo spiegare quale sarebbe anche la vostra proposta in merito? Sì, innanzitutto parliamo di un progetto che determinerà il futuro per i prossimi anni della nostra città, un progetto troppo importante per essere redatto nelle segrete stanze del Comune senza coinvolgere la partecipazione dei cittadini, la partecipazione della società civile. Noi riteniamo che questo progetto innanzitutto non sia conforme al piano regolatore vigente, quindi per prima cosa debba essere portata una variante al piano regolatore. Susseguentemente andrà fatta una VAS, cioè una valutazione di ambientale strategica, perché un progetto del genere sicuramente avrà un impatto fondamentale sulla città e anche questo è un momento di confronto importantissimo per il futuro cittadino. In secondo luogo, con l'introduzione di un centro commerciale, ancor più penalizzare il centro commerciale naturale che invece era il fiore all'occhiello dell'amministrazione di centrodestra che ha cercato di far sviluppare negli scorsi anni. L'introduzione di un bosco, così come denominato, significa soltanto ulteriori oneri di gestione senza dare un verde fruibile ai cittadini. Pescara Mi Piace, anche Fratelli d'Italia ha presentato un esposto al comitato Via perché è un progetto che non ha le gambe per camminare. Passiamo da circa 2.500-2.800 posti disponibili sull'area di risulta come parcheggio, il progetto lo riduce a 1.900-1.800 penalizzando fortemente il centro commerciale naturale che è in itinere, quindi è un progetto dove manca la trasparenza e speriamo che il comitato respinga tutto il faldone al comune di Pescara.